attention please. The train Italia regional train 3172 Savona with scheduled departure at 10:44 a.m. Il transito dell'ETR 252 Arlecchino a Genova Piazza Principe ci fa fare un salto indietro nella storia, quando i treni veloci sfoggiavano l'elegante livrea grigio nebbia e verde magnolia, mentre i treni viaggiatori di fascia media erano capitanati dalle possenti macchine reostatiche articolate. Fortunatamente, grazie all'impegno di svariate associazioni di appassionati e alla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, queste realtà non sono del tutto scomparse. Prepariamoci a fare un viaggio nel tempo a bordo dei treni storici della Fondazione FS lungo le due più importanti linee di valico liguri, quella dei Giovi e quella del Turchino. Eccoci appostati a Borgo Fornari, in cui assistiamo al transito della nostra E6:36 in direzione Roncoscrivia. È proprio a Roncoscrivia che vi è la sede di una delle tante associazioni che si occupano di diffondere e conservare il patrimonio culturale legato alle ferrovie, ed in modo particolare a quelle dei Giovi. Nelle immagini il grande plastico ferroviario dell'associazione Mastodonte dei Giovi, che da diversi anni risiede nella sottostazione elettrica della stazione di Roncoscrivia.
A causa di una chiusura programmata sulla linea succursale via Mignanego, tutto il traffico a lunga percorrenza e merci è stato deviato sulla linea storica, che passando per Isola del Cantone e Busalla raggiunge il capoluogo ligure con picchi di discesa del 35 per 1000. Ci spostiamo in località Mereta, sul confine tra Liguria e Piemonte, dove assistiamo al transito di un convoglio pellegrini proveniente da Lourdes. Dopo alcune ore, ecco la nostra E636-161 in direzione Arquata Scrivia. In questa località, il convoglio effettuerà il giro macchina per poi riscendere verso Genova. La luce in Valle Scrivia inizia a farsi debole, ma non abbastanza per nascondere il transito ad Isola del Cantone del convoglio storico. La E636-161 sfila veloce in direzione del capoluogo ligure, che raggiungerà dopo aver preso servizio a Roncoscrivia. Il giorno dopo, la nostra teoria di carrozze tipo 1959 in livrea grigiardesia è la protagonista di un viaggio lungo la linea del Turchino da Genova a Ovada. In testa troviamo ora la E656-023 del 1975, prima unità della serie ad essere stata consegnata alle Ferrovie dello Stato.
Sia sul treno che nelle stazioni, sono numerosi gli appassionati di curiosi che si sono attrezzati per effettuare riprese e fotografie, ed anche all'ignaro pendolare non può sfuggire assolutamente il melodioso rombo dei 12 motori ad azionamento reostatico della E656-023. Il gruppo di locomotive elettriche E656 era in origine composto da 461 esemplari, suddivisi in 6 serie. La E656-023 in testa al nostro treno fa parte della prima serie, che comprende le unità dalla 001 alla 104. Nelle fasi subito precedenti alla consegna, la macchina ha vestito la livrea Trans-Europe Express, caratterizzata da fasce color beige bordeaux e dall'imperiale grigio scuro. Tuttavia, nel momento della consegna, la macchina vestiva già la livrea definitiva, grigio perla con eleganti fasce blu orientale ed un vistoso baffo giallo taxi, nel quale è centrato il logo FS a televisore. In questo momento stiamo transitando nel tratto antecedente la stazione di diramazione di Genova-Sampierdarena. I due binari a sinistra provengono dalla linea da Santa Limbania e Genova-Piazza Principe sotterranea, destinati quasi esclusivamente al traffico vicinale della linea litoranea. Sul binario dispari sono in corso da circa 3 anni importanti lavori di rinnovamento previsti dal progetto unico Terzo Valico e Nodo di Genova.
Una volta superato il viadotto San Giorgio ed il quadrivio Torbella, il convoglio viene instradato sulla linea Perovada. Genova Borzoli veniamo accolti sul primo binario, sul quale il convoglio sosterrà per alcuni minuti. In coda al nostro treno troviamo la E636-161, protagonista del treno storico sulla linea dei Giovi del giorno precedente. La macchina è stata agganciata in coda al treno per velocizzarne il rientro da Genova alla Spezia, evitando così ulteriori manovre a Genova Brignole. Thank you.
Superata la stazione di Acquasanta, l'ultima collocata in territorio urbano, la linea si addentra sempre di più nell'Appennino, tanto che il mare non risulta più visibile. Dopo poco più di un'ora di viaggio, il convoglio si attesta a Rossiglione. Tra le viuzze del paese è stata organizzata una fiera di mercanti e artigiani locali, oltre a numerosi eventi di carattere folcloristico e culturale. Un treno di container scapitanato da una potente E189 transita in stazione a Rossiglione in direzione nord. Dopo alcuni minuti riceviamo il via libera in direzione Ovada. Thank you.
sì, però una volta che è tutto fermo. L'avanza qua. Terminate le operazioni di manovra e concesso il via libera, il convoglio è pronto a ripartire in direzione Genova. Sì, siamo arrivati in mezzo a un anno di fila. Siamo bene, sto parlando con te. Attention please, you can be confident that this is not true in 36.